E anche attraverso l'arte, che un concetto complesso e profondo come la misericordia può essere rappresentato e compreso. La misericordia nell'arte, itinerario giubilare tra i capolavori dei grandi artisti italiani, è la mostra che dal 31 maggio al 27 novembre sarà ospitata ai Musei Capitolini e che è divisa in due sezioni, la Madonna della Misericordia e le opere di misericordia corporali. Ci sono due aspetti, il primo è Maria, modello della misericordia, quando apre il suo mantello e si vede tutto il popolo, innanzitutto il popolo che conosce miserie, che soffra. E il secondo aspetto è la vita cristiana, come il cristiano, forse l'uomo, tout court, potrebbe imitare la misericordia di Dio. La mostra è promossa dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata dal Centro Europeo per il Turismo e Cultura, col patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Non è una mostra assolutamente stancante, sono poche opere ma sono molto suggestive, molto d'impatto, cioè la Vergine che si raccoglie appunto i fedeli è talmente evidente, è talmente semplificata nella iconografia che il visitatore può facilmente comprendere il significato, e così nella seconda sezione le opere sono, ripeto, molto chiare e molto, molto, voglio dire, note nella iconografia. Le parole del commissario straordinario di Roma Capitale, Francesco Paolo Tronca, arrivano tramite il viceprefetto Yolanda Rolli. Viene sottolineata l'importanza di tradurre il sentimento catturato nelle opere esposte in fatti, azioni che possano garantire un futuro migliore per tutti.